Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale e benvenuti ai nuovi sul mio canale. Sono Alexander Russo e faccio il contadino. Allora, oggi vi voglio parlare, visto che siamo a metà luglio e quindi è un periodo abbastanza critico, da adesso fino anche ai primi di luglio i pomodori potrebbero prendere delle scottature. Cioè praticamente si potrebbero bruciare come ci bruciamo noi al sole. Ora ve li faccio vedere in modo che almeno capite bene cosa intendo. Allora, questo qui, come vedete, è tutto il mio orto di pomodori. Ci sono vari tipi di pomodori. Come potete notare, alcune varietà, io ho notato una cosa. Allora, prima di tutto, per chi mi segue sa benissimo che io non uso né pesticidi né insetticidi, nessuna porcheria, per cui lascio tutto alla natura, e questo comporta magari dei rischi grandi. C'è da dire una cosa, che gli unici trattamenti che faccio è con la poltiglia bordolese o verderame, magari intorno a settembre, metà settembre, insomma, per portare un pochettino più avanti la produzione. Allora, intanto andiamo a farvi vedere la scottatura del pomodoro. Ecco qua, questo è un esempio di scottatura del pomodoro, quindi non vi dovete assolutamente preoccupare quando vedete dei pomodori così, perché è una cosa normale. Cosa vuol dire? Vuol dire che prima magari era in ombra, magari questi qua sotto, come vedete, non hanno nulla perché gli fa l'ombra questo qua di sopra, e questi qui magari io, avendo tolto delle femminelle, è andato poi a batterci il sole sopra e si è, diciamo, scottato, cotto. Ora questo pomodoro qua, chiaramente questa parte qui non sarà buona, diventerà brutta, insomma non sarà buona, però l'altra metà è sempre buona, per cui non andate a buttare il pomodoro. Altri esempi, eccoli qui. Guardate questi qua come si vedono bene. Ecco, questi qui si vedono davvero davvero bene. Questo uguale. Purtroppo è una cosa che capita spesso, però vi ripeto, non c'è da preoccuparsi. Ora guardiamo se abbiamo anche altre tipologie di pomodoro che fanno lo stesso, che hanno lo stesso problema. Io ho notato che non tutti hanno questo problema. Comunque la cosa che è buona è che non è una malattia, quindi escludetela subito, per cui non andate al riparo facendo alcun tipo di trattamento, ma state tranquilli, è soltanto il sole che li ha bruciati. Allora ragazzi, io vi do appuntamento al prossimo video. Questi sono tutti i miei pomodori, guardate qua che peccato, eccoli qua, vedi, qua si vede, qua hanno attaccato davvero tanto qua. E niente, vi dicevo, vi do appuntamento ai prossimi video. Un saluto a tutti da Alexander, ciao.